Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vorrei parlare della tanto chiacchierata palettina di Maybelline, la The Blushed Nudes, uscita qui da noi da pochissimo e che io ero curiosissima di provare e quindi non mi sono lasciata scappare. Sarò onesta, non l'ho acquistata al primo impatto. Infatti, quando l'ho vista negli stand di Maybelline da Acquestapone, l'ho swatchata e mi ha lasciata un po' perplessa. Opinione che onestamente è rimasta un pochino quella anche dopo averla provata. Ero molto curiosa di provarla perché io avevo già acquistato la versione, questa qua, la The Nudes, che è la prima uscita, e mi era piaciuta davvero tanto, mi è piaciuta tanto. Ora ve la mostrerò meglio nel dettaglio e vi farò tra l'altro una comparazione tra le due palettine. Ho qua gli swatch pronti di questa e qua dell'altra, quindi vi farò un pochino una comparazione su queste due palette e ne parliamo insomma un pochino. Parto subito col mostrarvi questa nuova e ne parliamo un attimo. Allora, i colori contenuti in questa palette, esattamente come nell'altra, sono 12. E sono questi qua. Allora, l'assortimento non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire soprattutto perché non tanto la scelta dei colori, ma la scelta del finish. Dovete sapere, ragazze, che si tratta sostanzialmente di colori tutti completamente glitterati, ad eccezione di questo colore qua, che è questo rosa antico, completamente matte. Questo è totalmente matte e privo di qualsiasi perlescenza o glitter. Gli altri contengono tutti dei micro glitter all'interno, chi più chi meno, ma tutti hanno dei glitter all'interno. E già questa è una scelta che non mi piace perché fa sì che questa palette non sia completa, secondo me. Infatti si sente sicuramente la mancanza di un colore chiaro, quindi un panna, un crema matte, ma anche di un colore scuro, quindi di un marrone scuro o di un nero matte. Io non sono mai riuscita fino ad ora a fare un make-up completo utilizzando solo questa palette, perché o ci realizzate un trucco totalmente nude, ma se volete andare a fare un trucco in cui magari scurite un pochino l'angolo esterno, come sono solita fare io, o comunque volete fare un trucco un pochino più intenso, sentite necessariamente la mancanza di un colore scuro e matte. Almeno per quelli che sono i miei standard e le mie abitudini. Per quanto riguarda la pigmentazione dei colori, e ora vi vado a mostrare anche gli swatch che sono qua, eccoli qua. Come vedete, la prima fila di colori, questa qua che trovate swatchata qui, non è particolarmente scrivente. Fatta eccezione per l'ultimo colore, cioè per quello più scuro che è questo qua, che come vedete risulta abbastanza scrivente. Il resto non è particolarmente scrivente né particolarmente visibile sulla palpebra. Sicuramente la situazione migliora con la seconda fila di colori, che risultano certamente più pigmentati e più scriventi. Sono comunque colori ombretti e molto polverosi, quindi c'è un fallout abbastanza importante nel momento in cui vi truccate, quindi vi consiglio sempre comunque di fare prima gli occhi e poi la base quando utilizzate questa palettina. Quindi, se devo dirvela tutta, la qualità mi sembra un pochino inferiore rispetto alla versione precedente. Non tanto perché gli ombretti siano di qualità inferiore, ma perché la scelta di mettere dei colori che siano tutti glitterati, secondo me, è una scelta errata. Che dirvi? Io l'ho pagata 12 euro, l'ho vista da Tigotà comunque in altre profumerie anche a 18 euro. Io in tutta onestà, ragazze, non mi sento di consigliarvela a quel prezzo, cioè se la trovate a 18 euro o anche più, io non vi consiglio di prenderla. Sui 12 euro è anche troppo, secondo me. Se la trovate magari in offerta attorno ai 10 euro, possiamo prenderla in considerazione. Perché comunque dovete tener conto che tutta questa fila di ombretti qua
È veramente poco poco scrivente, quindi insomma ci fate ben poco. Con questa fila, onestamente, appunto, come vi dicevo, va meglio, ma sostanzialmente è come se su 12 ombretti vi ritrovaste a poterne utilizzare solo 6 o 7 al massimo, con un po' di soddisfazione. La durata degli ombretti è buona, ma ovviamente se applicati con un primer. Senza primer la resa non è buona, a me non piace. Io ho provato ad utilizzarli, ma i colori scrivono comunque poco, quindi a me la resa non è piaciuta, quindi da utilizzare assolutamente con un primer. Io fino ad ora l'ho utilizzata sia con il primer di Kiko sia con quello di Too Faced. La resa è sostanzialmente la stessa, quindi non vi serve un primer particolarmente di buona qualità per rendere migliore la resa del prodotto, ma comunque dovete utilizzare un primer. Meglio ancora se utilizzate una base colorata sotto che vada un pochino ad aiutare la pigmentazione dei colori, e tutto qua, insomma. Vi rimostro di nuovo gli swatch e poi passo a mostrarvi l'altra palettina, la prima versione, e facciamo un attimino una comparazione. Allora, questa appunto è la prima fila, questa è la seconda. Non vado a descrivervi singolarmente ogni colore, perché comunque questa palettina la trovate un po' in giro dappertutto, quindi credo che possiate andare a sbirciarla voi dal vivo e vedere meglio le colorazioni. Comunque, ecco qua. Vi parlo ora invece della prima versione, che appunto anche in questo caso io ho acquistato appena uscita, perché mi era piaciuta davvero tanto e anche in questo caso l'avevo trovata in offerta. Come credo possiate vedere, l'ho utilizzata parecchio. Come vedete ci sono vari colori che sono scavati, e questa palettina sicuramente mi piace di più rispetto all'altra, perché ha una selezione colore sicuramente migliore, al di là del fatto che quale colorazioni sono più tendenti ai colori della terra, là invece troviamo colorazioni tendenti al rosato, ma qua c'è una buona alternanza di colori matte, di colori satinati, di colori glitterati, quindi sicuramente questa è una palettina che risulta più completa rispetto all'altra. Per quanto riguarda la qualità degli ombretti, io trovo che sia migliore rispetto all'altra. Intendiamoci, non parliamo di ombretti eccezionali, quindi non paragonabili a Urban Decay e Company, ma comunque è per essere una palettina di medio basso costo, a seconda anche in questo caso se riuscite ad acquistarla in offerta o meno, ma ci sono spesso offerte, quindi potete acquistarla tranquillamente intorno ai 9-10 euro. Quindi, essendo una palettina di medio basso costo, io la trovo una palettina molto valida per un utilizzo quotidiano. Io la tengo sempre lì nella mia postazione make-up, e quasi quotidianamente ci vado comunque a pescare almeno un colore. Vi mostro gli swatch che ho qua sull'altra manina. Allora, come vedete, anche qua le colorazioni più chiare non sono particolarmente scriventi, ma il fatto che ci sia una buona alternanza tra colorazioni appunto matte, colorazioni satinate, colorazioni glitterate, la rende appunto molto molto versatile e molto completa. Sicuramente qua troviamo colori che sono comunque in generale più pigmentati rispetto all'altra palette. Forse perché comunque le colorazioni sono più scure rispetto all'altra palette, quindi ce ne sono di più scure rispetto all'altra, che invece ne contiene più della metà chiarissime. Ci sono colorazioni un po' adatte quindi a tutti i tipi di make-up, e sicuramente io trovo questa palettina appunto migliore rispetto all'altra. Come vedete, appunto, vi dicevo, io ho utilizzato tutti i colori che preferisco sono sicuramente questi due marroni, questo un pochino più scuro, questo più bronzato. Mi piace tantissimo questo color direi crema matte, molto molto versatile, molto utile per essere utilizzato come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare o utilizzato per sfumare le varie colorazioni. Ci sono dei marroni matte, questo qua e questo più tortora chiaro e questo più un marrone scuro freddo, un nero che per quanto non sia iperpigmentato, ma comunque è un nero di tutto rispetto.
Quindi delle colorazioni che a me sicuramente piacciono di più a prescindere rispetto all'altra, ma questo è un gusto personale. Trovo che comunque anche appunto la scelta dei finish sia più azzeccata e questa palette sia sicuramente più completa. Ve le metto vicino in modo che possiamo fare un attimino il confronto, sperando di non fare un disastro. Ecco qua. Eccole qua, come vedete sono estremamente diverse a livello di colorazioni e ripeto, tra le due io se dovessi consigliarvi vi consiglio a occhi chiusi questa, che comunque è una palettina che ripeto anche per me che ho tanti ombretti, tante palette, comunque è una palette che riesco ad utilizzare con soddisfazione, l'altra no, onestamente non mi sento di consigliarvela. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia stato utile, vi abbia chiarito magari qualche dubbio se ce l'avevate. Vi ringrazio sempre tutti, vi mando un mega bacione. Se vi va, iscrivetevi al canale. E niente, vi saluto e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!